Allora, buongiorno ragazzi, sono le 7 meno 10, io mi sto incamminando al punto di ritrovo con il capo che mi passa ogni mattina a prendere col furgone. Da quanto avrete visto dal video, in questo momento sto lavorando come muratore presso questo signore, e dico in questo momento perché io sono laureato in nutrizione a Bologna e avrei l'esame di stato in estate, scusate il gioco di parole, a luglio. Ah, un attimo, lì potete notare il grattacielo Intesa perché siamo a Torino. Comunque, avrei l'esame di stato a luglio e quindi mi sembra eccessivo mettersi a studiare 7 mesi prima, per cui ho deciso di passare il tempo facendo un lavoro, nello specifico questo, perché mi sembra una bella esperienza da fare. Saranno cose che potranno essere utili poi più avanti. Che ne so, uno deve cambiare due piastrelle, ecco. Se ha visto come fare, riesce senza poi chiamare qualcuno. Niente, spero di poter fare delle riprese, anzi, in qualche modo dovrò fare perché lo scopo del video è questo, riprese in cantiere, più che altro perché ogni volta c'è un sacco di polvere, ho sempre le mani sporche, questa volta utilizzerò i guanti in modo da non sporcare la videocamera. E niente, adesso sono quasi arrivato praticamente, ci vediamo poi in cantiere. Ragazzi, adesso tappa obbligata, caffettino e poi si parte. Allora, qui dobbiamo prendere tutta sta roba e caricarla sul furgone. Andiamo. Ragazzi, adesso siamo venuti al gruppo ICOS per scaricare alcune macerie e poi niente, dobbiamo prendere delle piastrelle e devo farmi ridare un formulario che il mio capo ha portato qua in questo prefabbricato e boh, poi ci vediamo in un altro cantiere. Siamo in un altro posto dove dovremmo fare un lavoro. Stiamo valutando come montare il montacarica bandiera, se metterlo, perché vedete che questi terrazzi sono in pietra, quindi non si può bucare. Se tassellarlo al muro o mettere delle o trovare un'altra soluzione sostanzialmente. Ci rivediamo poi in un altro cantiere ancora. Ok, pranzo finito. Ora, prima di preparare il mapelastic, procediamo a livellare con la cazzuola americana le imperfezioni in modo che la retina aderisca perfettamente al fondo. In questo modo. Thank you.
Allora, adesso devo scaricare tutte queste piastrelle, quindi 900 kg di piastrelle a mano, portare giù dal camion e metterle lì, che poi nel cortile che vi ho fatto vedere faremo il fondo, il pavimento. Ci vediamo dopo. Incredibile, ultimo pacco di piastrelle. Allora ragazzi, sono le 4:10, io ho finito di lavorare per oggi, però la giornata non è ancora finita perché mi devo allenare. Nello specifico ho oggi giorno B, quindi squat, leg curl, calf, quindi polpacci e, se non sbaglio, deltoidi. Alzate laterali e alzate su panca 60 del cubito prono. Ah, il mio preparatore, nonché grande amico, nonché compagno di studi di Bologna, Riccardo Padovan. Vi lascio il link al suo canale qui in descrizione. E se volete vedere sui pacchetti di schede o contattarlo, anche la sua mail di lavoro, contattarlo per il coaching. Tra l'altro, notizia freschissima, mi ha detto che è iscritto all'ONB, Ordine Nazionale dei Biologi, quindi penso che da adesso potrà fare anche le schede alimentari, non solo quelle di allenamento. Per cui dateci un occhio. Io adesso mi incammino verso il garage. Allora, mi sono riscaldato. L'allenamento che dicevo che mi spetta oggi è questo qui.
il B, quindi adesso iniziamo con 90 di squat, una serie da 7, poi 105, poi una serie da 3 con 120. Ecco, questo è il mesociclo di gennaio che mi ha fatto Riccardo. Come vi dicevo prima, andatelo a seguire sui suoi social, Instagram, Facebook, soprattutto YouTube, ha un canale, e su Twitch. Niente, adesso mi metto a faticare. Ci vediamo durante l'allenamento. Questa è la serie da 7, ragazzi. Game face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, do me no. Questa è la tripla con 120. See me slack, I'ma start how you fall, tell you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Sì, cazzo. L'allenamento è finito, come vedete ho fatto anche stretching, importantissimo, come mi insegna il buon Riccardo, soprattutto con questo lavoro che ho iniziato a fare, è ancora più importante, quindi cerco di farlo non solo durante gli allenamenti ma anche nei giorni off. E niente, sono molto stanco perché allenamento a parte, la giornata di lavoro è stata pesante. Come avete visto dal video, praticamente ho caricato e scaricato tra piastrelle e macerie circa 2000 kg e poi mi sono venuto ad allenarmi. Tutto, secondo me, sta nella testa, perché ovviamente ero stanco, avrei potuto benissimo andarmene a casa, ho finito le 4 e un quarto, 4 e mezzo, avrei potuto benissimo andarmene a casa, e invece sono venuto qua. Non è una questione di motivazione, perché la motivazione va e viene, si tratta di dedizione, e uno si pone un obiettivo e cerca di conseguirlo con tutti i suoi sforzi, ecco. Niente, adesso vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, per le visualizzazioni. Ci vediamo al prossimo video. I wanna be someone. I wanna.